Ciao a tutti ragazzi da Alessia, Alessia Napoletana 91. Ciao a tutti ragazzi. Allora, questo mio nuovo video volevo parlare che è ufficiale da un paio di giorni, finalmente, ed era ora, cazzo, ecco diciamo, hanno sospeso le coppe europee, Champions League, Europa League. Era ora. Allora, io sono settimane che dicevo che secondo me andavano sospese le coppe europee. Quando ho sentito che la Serie A era stata sospesa, il campionato era stato sospeso, io avevo detto che le coppe europee si devono fermare. In quali condizioni l'Inter, la Roma e il Napoli andavano a fare queste coppe, sia fisicamente, mentalmente e per i contagi? Per questo motivo io avevo detto che dovevano essere interrotte da settimane. E dicevano: no, vabbè, ma le coppe non si possono interrompere, è rischioso, eccetera, eccetera. Ed era un grande sbaglio. E tant'è che alla fine le hanno sospese, come è giusto che sia, alla fine le hanno sospese. Quindi sono finalmente contenta perché non si poteva andare avanti con questa pagliacciata. E la UEFA finalmente ha preso questa decisione, ma era ora. E adesso sono stati anche sospesi tutti i campionati, la Liga 1, la Bundesliga, il campionato francese, e la Premier League, il campionato inglese, tutti quanti finalmente sono state sospese. Perché ci sono stati alcuni casi in Premier League nell'Everton, nell'Leicester, alcuni giocatori, fisioterapisti, medici, eccetera, Leicester, l'Everton e comunque in generale. E purtroppo ci sono stati anche tanti casi in Italia, alcuni giocatori della Fiorentina, alcuni della Sampdoria, uno della Juventus, che è Rugani. Veramente Gabbiadini della Sampdoria, ex giocatore del Napoli. Purtroppo ci sono tanti casi anche tra i calciatori e anche allenatori, l'allenatore dell'Arsenal Arteta. Ragazzi, un casino infinito, un casino che mi auguro che possiamo uscirne quanto prima. Mi auguro che al più presto si risolva tutto. Mi auguro che al più presto ne possiamo uscire. E io mi auguro che tutti rispettino le regole, non uscire se strettamente necessario per lavoro, per fare la spesa, per comprare i farmaci. Per il resto mi auguro che la gente rispetti tutte le regole come le sto aspettando io e come le sta rispettando la maggior parte di Napoli e tutta Italia le possiamo rispettare, perché fino al 3 aprile c'è il divieto di uscire, eccetera, eccetera. Mi auguro che fino al 3 aprile la situazione si possa migliorare la situazione. E fino ad oggi non sembra che stia migliorando, anzi sta peggiorando. Al sud dicono che forse ci sarà un picco nelle prossime settimane, dicono addirittura che in America infatti hanno anche loro zone rosse, anche in America si sta cominciando a diffondere in tutta Europa, compresa in America. Che dire ragazzi, è una situazione molto molto difficile. Io che ho 28 anni, è la prima volta che vedo questa pandemia, epidemia che è diventata pandemia. È la prima volta che la vivo perché, avendo 28 anni, non ho mai vissuto, diciamo, un'epidemia, non ho mai vissuto una cosa pesante nel mio paese, diciamo, e a Napoli, perché ero piccola all'epoca, addirittura non c'ero neanche, quando sono venute le cose pesanti. Quindi per me è destabilizzante, è molto diciamo impaurita, ed è molto destabilizzante. E ogni giorno nuovi casi, nuovi contagi, nuovi contagiati, ogni giorno tante persone che muoiono in Italia e nel mondo anche volendo, però in Italia soprattutto. Io mi auguro che al più presto si possa risolvere, e in bocca al lupo a tutti i giocatori di tutte le squadre italiane che sono state colpite, ma anche nel mondo. In bocca al lupo a tutte le persone che sono contagiate, sono in grave condizione. Mi auguro che si possa risolvere tutto il più presto possibile e che l'unico problema nostro sia offenderci durante le partite, e quello sarebbe l'unico nostro problema, quello di offenderci tra le partite e ovviamente con sfottò, e sia l'unico, diciamo, cosa brutta, ecco, diciamo, sia quella che sia una cosa brutta, ecco, diciamo, di tornare, che l'unico problema era quale squadra battere e sfotterci. Mi auguro che al più presto si possa tornare ad avere quello l'unico problema. Non so, veramente, ragazzi,
Non so, vediamo nei prossimi giorni come andranno le cose. È giusto sospendere tutto fino al 3 aprile. Se dal 3 aprile non migliora la cosa, chiudiamo il campionato. Chiudiamo il campionato, chiudiamo le coppe. L'anno prossimo Dio vede e provvede. L'importante è la salute, viene prima di tutto, nel rime di calcio, di gioco, di divertimento. E vediamo ragazzi. Cioè, che dire, forza Italia, perché ce la faremo, andrà tutto bene. Restate a casa, io resto a casa e andrà tutto bene, ragazzi. Ce la faremo perché noi italiani, noi napoletani anche, ma noi italiani siamo gente forte, quindi ce la faremo, ne usciremo. Forza Italia, forza Napoli e forza. Ciao a tutti ragazzi da Alex, napoletana 91 e forza Napoli sempre che sta sempre bene. Ciao a tutti ragazzi.